Ribellati al peccato, Gesù ti perdonerà. Ribellati al male, Gesù ti aiuterà. E vedrai che forza ti darà. E vedrai la tua vita cambierà. Fai vivere Gesù nel tuo cuore. Fallo vivere dentro di te. Pace a te, anche stasera siamo insieme, grazie siano rese al Signore. Abbiamo anche quattro pastori insieme con noi. Questo canto esprime una grande verità. Per evadere al peccato, per mantenerci sani, dobbiamo contrastare subito, ribellarci. Così evitiamo la trappola della tentazione. Perché quando ci ragioniamo, ci presenta logiche diverse. Il diavolo già si è abituato con tanti piccoli esseri come noi, tanto ci gira intorno come la volpe con la gallina, e ci fa cadere. Allora bisogna tagliare subito i ponti, senza perdersi d'animo. No, basta, così dice Dio, così dice la sua parola e proseguiamo, andiamo avanti. Vogliamo restare insieme anche questa bella serata su questo canale o dove ti trovi, su qualsiasi social, insieme, perché impariamo tante cose, tante spiegazioni che ci vengono date dalla parola di Dio, e lo Spirito Santo si serve della parola di Dio per la formazione della nostra vita spirituale. Perciò riposati un poco, mettiti seduta, seduto dove sei, tranquilla, stiamo un poco insieme e ascoltiamo con attenzione quello che il Signore ci vuole dire. E prima che andiamo avanti però, vogliamo pregare il Signore. Sì, invitiamolo sempre, facciamo così. E se ti è possibile, chiudi gli occhi per non avere distrazioni, non c'è nulla di magico quando chiudiamo gli occhi. E per non avere distrazioni, e concentriamo la nostra mente verso il Signore, esercitiamo la fede dicendo: Signore, veniamo a te insieme, così come siamo, ed invochiamo la tua divina presenza, che il dominio dello Spirito Santo resti su di noi, su ciascuno di noi, sulla nostra casa, sui nostri beni, su quello che facciamo e su tutta l'assemblea. Sì, mentre siamo sotto questa grande tenda, Signore, attraverso lo Spirito Santo, coprici con la tua nuvola di benedizione, che possiamo essere influenzati fino all'ultima sedia in fondo alla tenda dove ci troviamo. E mentre restiamo insieme, vogliamo pregare che lo Spirito Santo guidi coloro che parlano, che abbiano quella unzione che lo Spirito Santo si serve per edificare i nostri cuori, non solo per noi, Signore, ma dovunque arriva il messaggio, non solo questa sera, ma sui social, dovunque arriva, fino all'estremità della terra, possa produrre quello che produce la Tua parola. La Tua parola produce segni, prodigi e miracoli per confermare che la Tua parola non è
di questo mondo è celeste, viene da te e noi ti ringraziamo. Perciò guida, Signore, ognuno che parla per amore del tuo nome e guida le nostre menti che siano elevate verso di te mentre restiamo insieme in tua presenza. Ti ringraziamo, ti benediciamo e ti lodiamo, Dio Padre Onnipotente, nostro Dio, Gesù, nostro Salvatore e Signore, Spirito Santo, nostra guida e consolatore. Ti benediciamo, ti lodiamo. Amen. Amen. Così sia. Ebbene, ora ascoltiamo con attenzione. Credo che abbiamo già il fratello Elio, il pastore dal Canada. Pace, mi senti? Benissimo, fratello Petrone, pace. Benissimo, allora ti seguiamo, vai tranquillo e noi assorbiamo più che possiamo di quello che il Signore ti ha messo nel cuore. Amen. Voglio trattare il soggetto, la trappola della tentazione. Vogliamo aiutare ognuno di noi a proteggere i nostri cuori dalle lusinghe e dalle trappole che Satana porta nella nostra vita. Abbiamo parlato l'altra settimana su guardrails, il versetto principale che abbiamo letto è Proverbi 4, 20 a 22. Salomone consiglia a suo figlio: figlio mio, sta attento alle mie parole. Proverbi 4, 20. Inclina l'orecchio ai miei detti, non si allontanino mai dai tuoi occhi. Conservali in fondo al cuore, poiché sono vita per quelli che li trovano, salute per tutto il loro corpo. Notate il senso di serietà e urgenza nelle parole di Salomone. Egli dice, poi nel versetto 23, Proverbi 4, 23, custodisci il tuo cuore più di ogni altra cosa, poiché da esso provengono le sorgenti della vita. Credo che se c'è una parola che abbiamo bisogno di sentire oggi più che mai è custodire il nostro cuore. Il nostro cuore è sotto attacco come mai prima d'ora, quindi proteggiamolo a tutti i costi. Quando la Bibbia parla del cuore, come ho detto anche l'altra settimana, si riferisce alla parte più intima della nostra vita, che comprende il nostro pensiero, i nostri desideri, le nostre motivazioni, parla della volontà, delle intenzioni. Il cuore rappresenta i sentimenti, gli affetti, le passioni, gli impulsi del nostro intelletto. Il cuore dove risiede fede? Nel nostro spirito viene lo Spirito Santo. Nel nostro spirito viene la presenza di Dio del continuo. Paolo dice ai Romani, Romani 10, versetto 9, perché se con la bocca avrai confessato Gesù come Signore, avrai creduto con il cuore che Dio lo ha risuscitato dai morti, sarai salvato. Cari, dobbiamo custodire il nostro cuore, perché il nostro cuore è del continuo sotto l'assalto del nemico. Il nostro cuore è sotto l'attacco da parte di Satana, del mondo, della natura peccaminosa. Il nostro nemico, arcinemico, è implacabile. Il suo obiettivo per la nostra vita è di catturarci e di metterci fuori strada. La Bibbia dice in Matteo 13, 24, 25, Gesù propose loro un'altra parabola dicendo: il regno dei cieli può essere paragonato ad un uomo che aveva seminato buon seme nel suo campo, ma mentre gli uomini dormivano venne il suo nemico, seminò della zizzaina in mezzo al grano e se ne andò. I semi, come vediamo, vengono seminati nel campo, ma
I semi, spiritualmente parlando, vengono seminati nella nostra mente, nel nostro cuore. Oggi purtroppo vediamo come nelle scuole i nostri bambini vengono indottrinati. Semi vengono piantati nelle loro piccole menti. Il nemico cercherà di contaminarci e il nemico cercherà di far sì che le zizzaine crescono nei nostri cuori. Il nemico non sta solo cercando di manipolare le menti dei bambini, ma lui cercherà di manipolare le menti di qualsiasi. Infatti, lui cercherà di portarci fuori strada con semi sbagliati di divertimento, politica, educazione. Il nemico usa lo stress, la stanchezza, l'impegno, perché quando siamo stanchi siamo più vulnerabili. Ecco perché l'Apostolo Pietro dice queste sagge parole, 1 Pietro 5,8. Siate sobri, vegliate, il vostro avversario, il diavolo, va attorno come un leone ruggente cercando chi possa divorare. Come ho detto già, i nostri cuori non soltanto sono attaccati dal diavolo, dal nemico, ma i nostri cuori sono vulnerabili. Infatti la Bibbia dice in Geremia 17,9, il cuore è ingannevole più di ogni altra cosa, insanabilmente maligno. Chi potrà conoscerlo? Cari, i nostri cuori fanno tanti scherzi, sono subdoli, deboli, possono essere facilmente sviati. Se non fosse per la grazia del Signore, se non fosse per la mente di Cristo. Uno dei problemi di molti di noi è che non comprendiamo quando siamo vulnerabili, specialmente quando ci esponiamo a situazioni e a circostanze, a gente non buone. Pensiamo che non saremo mai influenzati dalle circostanze negative, dalla gente pessimista e peccaminosa, da situazioni che sono fuori dalla parola di Dio. La realtà è che siamo più vulnerabili di quanto pensiamo di essere. Allora dobbiamo capire che il nostro cuore è sotto assalto, dobbiamo comprendere che i nostri cuori sono vulnerabili, ma voglio parlare ora dei principali modi in cui il nemico ci attacca per superare le nostre difese, per arrivare ai nostri cuori. Prima lui usa l'esca della tentazione, ripeto, l'esca della tentazione. Come dobbiamo affrontare la tentazione? Alcuni di noi pensano e dicono: io sono forte, sono cristiano da 35 anni, vado in chiesa ogni settimana. Le persone che cadono nel peccato sono semplicemente deboli. Davvero? Salomone, uno degli uomini più saggi, è stato attirato ad adorare altri dei perché era debole? Davide, un uomo secondo il cuore di Dio, commise adulterio ed omicidio perché era debole? No, perché è stato allettato dall'esca della tentazione. E per esempio Giuda, uno dei 12 discepoli, il tesoriere di Gesù, non è che era debole, qualcosa lo ha pescato e portato fuori strada. Neanche Pietro era debole. Eppure ha rinnegato Gesù 3 volte. Penso che ci fosse dell'altro. Penso che ci fosse qualcosa che stava succedendo già nei loro cuori. Non erano a conoscenza di qualche cosa. Qualcosa è passato attraverso le loro difese. La loro devozione a Dio non era buona. E se è successo a loro, cari, può succedere a ciascuno di noi.
La tentazione può presentarsi in diverse forme e diverse dimensioni. Per alcuni può essere il cibo, per alcuni può essere il denaro, per alcuni è il gioco d'azzardo, per alcuni è l'alcol, per altri può essere anche l'internet, per altri è l'immoralità, per altri può essere l'adulterio. La tentazione arriverà in questi tre gruppi di cose. La tentazione arriverà ai nostri piaceri. La tentazione arriverà al nostro potere, desiderio di essere a capo. La tentazione arriverà nel nostro orgoglio. Non è un peccato essere tentati, è ciò che facciamo con la tentazione che è importante sapere. La tentazione è definita come il soddisfacimento di un bisogno legittimo al di fuori del piano di Dio. La tentazione viene a tutte le cose che Dio ha creato e ci ha creati, cose che sono buone se ci manteniamo entro il bilancio biblico. Uscendo fuori dal bilancio biblico diventa peccato. Tutti abbiamo esigenze legittime. Tutti vogliamo essere persone che arriviamo a compiere qualche cosa. Tutti abbiamo bisogno del cibo, tutti abbiamo bisogno di bere, tutti abbiamo bisogno di intimità. Tutti abbiamo bisogno di essere al sicuro, tutti abbiamo bisogno di essere realizzati. E Satana attacca ognuno di queste legittime cose e ci porterà fuori strada. Infatti, il mangiare, il bere, l'intimità, la sicurezza, il significato, realizzarsi, questi sono tutti bisogni legittimi. Ma quando cerchiamo di soddisfarle al di fuori del piano di Dio, ciò porterà alla distruzione, al dolore e persino alla morte. Le parole di Gesù risuonano così sagge. Il ladro non viene che per rubare, per ammazzare, per distruggere, ma io sono venuto per darvi vita, vita in abbondanza. Come affrontiamo la tentazione nella nostra vita, qualunque essa sia? Voglio darvi tre immagini della la tentazione. L'analogia della caccia. Giacomo ha detto in Giacomo 1,14. Invece ognuno è tentato dalla propria concupiscenza che lo attrae e lo seduce. Il senso è qui che il cacciatore prende l'iniziativa per catturare la preda. Giacomo sta dicendo, proprio come un cacciatore insegue la sua preda, il nemico ti inseguirà, sta per venire a cercarti, lui ti studierà, aspetterà il momento opportuno e sta per tenderti una trappola. Lui non vuole te, lui vuole il tuo cuore. Gesù, parlando alla fine dei tempi, disse, Luca 21, 34, badate a voi stessi, perché i vostri cuori non siano intorpiditi da stravizio, da ubriachezza, dalle ansiose preoccupazioni di questa vita, e quel giorno non vi venga addosso all'improvviso come un laccio. Un grande esempio di questo nella Bibbia è la vita di Giuseppe. Giuseppe era un servitore nella casa di Potifar e era molto fedele. E la Bibbia dice che era un bel giovane, ben fatto, bello. E dopo un po' di tempo la moglie di Potifar lo prese in simpatia e si mise a corrergli dietro. Nel caso in cui pensate che questa sia stata solo una cosa, che è successa solo una volta, non lo è stata. Infatti la Bibbia dice, Genesi 39, 10, 12,
Benché lei gliene parlasse ogni giorno, Giuseppe non acconsentì ad unirsi né stare con lei. Un giorno egli entrò in casa per fare il suo lavoro. Lì non c'era nessuno della gente di casa. Allora lei lo afferrò per la veste e gli disse: «Unisciti a me!» Ma egli le lasciò in mano le veste e fuggì. Cari, ha cercato di prendere Giuseppe nella trappola, ma non ce l'ha fatto. Ecco perché Giacomo dice: ascolta, uno dei modi in cui il nemico ti inseguirà è come un cacciatore che insegue una preda. Abbiamo un nemico e il suo piano è quello di distruggerci. E lui non va in vacanze, nonostante tutto il dolore che Giuseppe ha attraversato. La Bibbia dice che lui è rimasto fedele a Dio. E la Bibbia dice anche: Dio era con Giuseppe. Cari, Giuseppe disse alla moglie di Potifar: come potrei fare una cosa così malvagia e peccare contro il mio Dio? Ora Giuseppe amava Dio, ma questo non significa che non fosse tentato. Anche quando amiamo Dio con tutto il nostro cuore, il nemico cercherà di intrappolarci e di farci cadere nella tentazione. La Bibbia dice riguardo alle persone ricche, 1 Timoteo 6,9: invece quelli che vogliono arricchire cadono vittime di tentazioni, di inganni, di molti desideri insensati e funesti che affondano gli uomini nella rovina e nella perdizione. Paolo non sta a dire che non dobbiamo essere ricchi, ma sta a dire che dobbiamo guardarci ancora di più quando siamo ricchi. Così Paolo insegna il rimedio alla trappola della ricchezza: siate generosi, coinvolgetevi prima nel regno, sappiate che la vostra ricchezza viene da Dio. La buona notizia è che indipendentemente dalla trappola tesa dal nemico, noi possiamo superarla, perché siamo più che vincitori in colui che ci ama e ci dà le forze. Noi vinceremo per la grazia di Dio e per la gloria di Dio. Dio ci darà la grazia di fuggire la tentazione come fece Giuseppe. Davide ha detto nei Salmi: tienimi libero dalla trappola che mi è tesa, perché tu sei il mio rifugio. La seconda delle analogie a cui si riferisce Giacomo è l'analogia della pesca. Infatti dice Giacomo 1,14: invece ognuno è tentato dalla propria concupiscenza che lo attrae e lo seduce. Nella pesca il pesce viene allettato. Non ho molta esperienza nella pesca, ma penso che un aspetto importante nel catturare i pesci sia l'esca giusta per il pesce giusto. Ovviamente bisogna avere molta fortuna. Lo scopo della pesca è cercare di ingannare il pesce. Vogliamo che i pesci pensino che stanno mangiando un verme, ma quello che vogliamo fare è agganciarli. Il pesce non sa che c'è un amo nell'esca. Ascolta, il nemico cercherà di ingannarci con qualche tipo di esca e dirà: questo ti renderà felice, questo ti soddisferà, questo cambierà la tua vita, ma in realtà vuol distruggere la nostra vita. Giacomo dice: il nemico sta inseguendoci. Attraverso ciò che desideriamo o bramiamo, sta per preparare un'esca che sembra genuina, reale. E questa analogia è così facile da capire che tutti possiamo relazionarci con essa. Mi piace quello che Giacomo dice: ogni persona è tentata quando viene trascinata via dal proprio desiderio malvagio e adescata. In altre parole, il nemico cercherà la tua debolezza e andrà dietro a quella. Ci sono molti esempi di questo nelle scritture.
La debolezza per Ezechia era l'orgoglio. La debolezza per Giacobbe era il desiderio di avere di più e ingannò suo fratello. La debolezza per Adamo ed Eva volevano essere come Dio. La debolezza per Davide fu il piacere. Giacomo ci sta dicendo di essere consapevoli che il nemico sta cercando di pescarci con un'esca ingannevole, proprio come un pescatore cattura un pesce. Quindi, come possiamo proteggerci da disposizioni, da tendenze, da inclinazioni dei nostri cuori che potremmo non conoscere? Cari, dobbiamo continuare a farci le domande. Come sta il mio cuore? Dobbiamo esaminare il nostro cuore giornalmente. Quali sono i pensieri che dominano la nostra mente? Si tratta di onestà, si tratta di intuizione e comprensione. Davide ha detto: ecco, tu Dio ti diletti nella verità dell'essere interiore. Dobbiamo continuare a pregare. Signore, crea in me un cuore puro. Signore, cercami, esaminami. Se siamo onesti con noi stessi e portiamo i nostri cuori davanti a Dio, egli inizierà a guarirci, a rafforzarci, a trasformarci. La Bibbia dice in Giacomo 4:7: sottomettetevi dunque a Dio, resisti al diavolo ed egli fuggirà da te. Un'altra analogia, ultima analogia che Giacomo usa per descrivere la tentazione è l'analogia del concepimento. Giacomo 1:15. Giacomo 1:15. Poi la concupiscenza, quando ha concepito, partorisce il peccato, e il peccato, quando è compiuto, produce la morte. Affinché nasca un bambino, c'è uno spermatozoo e un ovulo che vengono insieme. Al momento del concepimento il bambino è piccolo. In effetti non puoi nemmeno vedere il bambino. Il bambino cresce e cresce ancora e dopo circa 9 mesi nasce il bambino. Non possiamo fermare il bambino dalla nascita. Succederà. Giacomo sta dicendo che la tentazione è un po' così. La tentazione inizia davvero in piccolo. Inizia con un pensiero, inizia come un'idea, inizia come una fantasia. Una voce, il dialogo interiore dice all'interno della nostra mente: non sarebbe bello se fossi più ricco, non sarebbe bello se fossi più popolare, non sarebbe bello se fossi sposato con lui o con lei, non sarebbe bello se fossi io il capo a comandare. Non c'è niente di sbagliato in nessuno di questi pensieri, è solo un pensiero, è solo un'idea. È solo un po' di divertimento innocuo nella nostra mente, ma Giacomo dice che la tentazione inizia come qualcosa di piccolo, proprio come il concepimento. Se non lo affrontiamo, continuerà a crescere fino a causare conseguenze deplorevoli. Non dovremmo mai scherzare con il fuoco, si dice. Prima che il diavolo ci faccia peccare, pianta un seme nella nostra mente, nei nostri pensieri. Cari, dobbiamo stare così attenti. Abbiamo tanti esempi nella Bibbia, che ci parlano di questi. Salomone iniziò col pensiero di dilettarsi con i suoi nemici, i Filistei, e poi ha iniziato ad andare con le donne dei Filistei. A poco si è trovato con Dalila e Dalila si è unito ai suoi nemici per distruggerlo. E la Bibbia dice che un giorno Dalila gli ha chiesto: qual è il segreto della tua forza? Dopo 2 volte Salomone gli ha detto la verità: è perché ho i capelli lunghi, se mi tagliate i capelli non avrò più le forze, che è sbagliato. Era quello che non tagliarsi i capelli rappresentava. E
E questo ci fa vedere l'immaturità di Sansone. Ma la Bibbia dice in Giudici 16:20. Allora lei gli disse: Sansone, i Filistei ti sono addosso. Egli, svegliatosi dal sonno, disse: io ne uscirò come le altre volte, mi libererò. Ma non sapeva che il Signore si era ritirato da lui. Cari, queste parole sono tristi, terribili. Ecco perché Davide ha detto: non, Signore, Salmo 51, non togliere il tuo spirito da me. Dobbiamo stare attenti alle tentazioni, dobbiamo rialzarci subito. Se pecchiamo, confessiamo i nostri peccati a Dio. Non lasciamo che Satana formi una rocca forte nella nostra mente, che pecchiamo, pecchiamo, pecchiamo e poi ci troviamo senza la presenza del Signore. Cari, Ebrei dice, Ebrei 12:1, anche noi dunque, poiché siamo circondati da una così grande schiera di testimoni, deponiamo ogni peso e il peccato che così facilmente ci avvolge, corriamo con perseveranza la gara che ci è proposta. Dobbiamo rivestirci del Signore Gesù e non dobbiamo pensare a come soddisfare i desideri della carne. Gesù ci ha detto di vegliare e pregare per non cadere in tentazione. E Proverbi ci dice: custodisci il tuo cuore prima di ogni altra cosa, custodisci il tuo cuore. In conclusione, ho detto all'inizio, i nostri cuori sono sotto attacco, i nostri cuori sono vulnerabili, ma concludo, i nostri cuori possono essere redenti. Infatti, l'ultimo versetto che vi leggo, Ezechiele 36, 26, 27, Dio ha detto: vi darò un cuore nuovo, metterò dentro di voi uno spirito nuovo. Toglierò dal vostro corpo il cuore di pietra, vi darò un cuore di carne, metterò dentro di voi il mio spirito e farò in modo che camminiate secondo le mie leggi e osserviate e mettiate in pratica le mie prescrizioni. Cari, Dio ci darà un cuore nuovo, un cuore redento, un cuore lavato, pulito, un cuore che è vivo per Dio, un cuore che lo esaminiamo per trovarci al posto giusto, al tempo giusto, per la gloria del nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo. La vita può aver danneggiato il tuo cuore, ma Dio vuol riportare il tuo cuore alla sua gloria originale. Non è mai troppo tardi per ritornare a Dio. Forse sei caduto nella tentazione più di una volta. Forse ti sei allontanato dal Signore, dalla Chiesa, ma non sei lontano da Dio, sei solo un passo lontano da Dio. Girati, torna a Dio. Egli ti accoglierà di nuovo se sei pentito e vuoi che Lui continui a trasformare la tua vita, in modo che quando ti trovi di fronte alla tentazione potrai resistere al nostro arcinemico. Nel nome di Cristo Gesù. La tentazione da parte di Dio non è per farci cadere. Satana ci tenta per farci cadere. Dio lascia venire la tentazione per farci crescere, per farci maturare. Sia la presenza del Signore con ciascuno di noi, nel nome di Gesù. Amen. Amen, amen, amen. Perciò vogliamo vigilare, ribellati al peccato, non ci ragioniamo troppo, perché tutte le volte che ci ragioniamo, più ci trasporta nei pensieri che vengono da parte del nemico. E allora è meglio tagliare subito, no? E facciamo i nostri affari, seguiamo il Signore. Pastore, grazie, Dio ti benedica e vogliamo far tesoro di quello che il Signore ti ha messo nel cuore, perché molte volte ci lasciamo trasportare. È meglio tagliare subito i ponti e
e continuiamo il nostro cammino con il Signore. Dio ti benedica, pace e grazie. Alla prossima, pace. Pace, pace, sì. Ebbene, questi insegnamenti ci aiutano ad evitare il pericolo. È meglio non andare vicino a un leone che poi ci morde. È meglio non andare vicino a una tigre. Bisogna sempre... È meglio starne lontano per evitare che può azzannarci da un momento all'altro. Vigiliamo e così restiamo sani, restiamo saldi e continuiamo il nostro cammino con Dio. Ed ora ascoltiamo il fratello Andrea, credo che c'è dall'altra parte, che sicuramente il Signore ha dato qualcosa anche a te. Pace, mi senti? Pace, pace Pastore Cataldo, mi senti? Sì, ti sentiamo bene, grazie al Signore. Va bene, Andrea, dacci quello che il Signore ti ha messo nel cuore, così continuiamo a crescere e questi consigli che noi ascoltiamo con il desiderio di voler comprendere quello che Dio ci dice, al momento che ce n'è bisogno, essi si elevano dentro di noi, si ergono e fanno da guardrail, come ha detto il fratello, ci proteggono dal cadere nel disastro. Ti seguiamo, Dio ti benedica, vai avanti. Grazie. Tranquillo. Grazie Pastore Cataldo, è sempre un onore e una gioia stare qui con voi, poter predicare la parola di Dio. Voglio ringraziare Parole di Vita, voglio ringraziare il Pastore Cataldo per questa opportunità. E voglio ringraziare anche il mio pastore, il pastore Fernando De Franca della Chiesa Carisma per questa opportunità. E la parola che Dio ha messo nel mio cuore in qualche modo si collega anche alla parola che ha predicato prima il pastore di prima. E voglio parlare di una cosa che un po' tutti noi ci siamo passati, del deserto. Di che cosa significa attraversare il deserto nella vita cristiana e che cosa ci insegna la scuola del deserto, la scuola della prova, la scuola della difficoltà. E leggiamo in passo molto conosciuto in Matteo dal capitolo 4 dal verso 1 riguardante proprio la tentazione di Gesù. Allora Gesù fu condotto dallo Spirito nel deserto per essere tentato dal diavolo e dopo aver digiunato 40 giorni e 40 notti alla fine ebbe fame. E il tentatore si avvicinò e gli disse: se tu sei figlio di Dio, ordina a queste pietre che diventino pane. Ma egli rispose: sta scritto, non di pane soltanto vivrà l'uomo, ma di ogni parola che proviene dalla bocca di Dio. Allora il diavolo lo portò con sé nella città santa, lo pose sul pinnacolo del tempio e gli disse: se tu sei figlio di Dio, gettati giù, perché sta scritto, egli darà ordine ai suoi angeli a tuo riguardo ed essi porteranno sulle loro mani, perché essi ti porteranno sulle loro mani perché tu non urti con il piede contro una pietra. Gesù gli rispose: è altresì scritto, non tentare il Signore Dio tuo. Di nuovo il diavolo lo portò con sé sopra un monte altissimo e gli mostrò tutti i regni del mondo e la loro gloria, dicendogli: tutte queste cose ti darò se tu ti prostri e mi adori. E allora Gesù gli disse: vattene Satana, poiché sta scritto, adora il Signore Dio tuo e a lui solo rendi il culto. E allora il diavolo lo lasciò ed ecco degli angeli si avvicinarono a lui e lo servivano. Poc'anzi il pastore ha parlato proprio di tentazione, ma del diavolo, del lavoro del tentatore, del diavolo, di Satana. Ma qui è interessante questo passo che noi conosciamo molto bene. Qua si parla della tentazione di Gesù. Gesù aveva appena fatto il battesimo, si era incontrato con Giovanni il Battista, che era suo cugino. Lui non voleva fargli il battesimo, Gesù lo fa, esce fuori dall'acqua e sente la voce che dice: ecco il mio diletto figliolo, il quale mi sono compiaciuto.
quella espressione, quella voce da parte di Dio, la manifestazione della Trinità tramite la voce del Padre, il Gesù che ha fatto il battesimo, la colomba dello Spirito Santo che venne su di lui per iniziare il suo ministero, è stata qualcosa di forte, qualcosa che non solo Giovanni ha visto, ma che soprattutto ha visto il mondo spirituale. E così succede quando noi riceviamo Dio nella nostra vita. Così succede quando noi effettuiamo il nostro battesimo. Noi facciamo, dimostriamo davanti a Dio, davanti agli uomini e davanti al mondo spirituale che siamo figli di Dio. Ed è interessante questo verso che ha sempre colpito fin da bambino. Il verso 1 che dice: Allora Gesù fu condotto dallo Spirito nel deserto per essere tentato. Interessante. Perché non è stato Satana a spingerlo nel deserto, non è stato lui che si è spinto nel deserto, che non sapeva dove andare, è stato lo Spirito Santo di Dio, appena sceso su di lui, che l'avrebbe accompagnato per tutto il suo ministero di 3 anni e mezzo, a dirgli: andiamo nel deserto e lì sarai tentato. Interessante questa cosa. Di che cosa ci parla? Ci parla che ognuno di noi, per crescere nelle vie di Dio, deve attraversare il deserto. È una cosa che se Gesù l'ha attraversato, se Dio ha voluto che Gesù passasse il deserto, se Dio ha voluto che Gesù fosse tentato, combattesse in qualche modo, adesso vedremo con Satana, significa che ancor più noi dobbiamo vivere tutto questo. E perché lo vedremo? Vedete, oggi io stavo parlando proprio ieri o l'altro ieri con una persona che mi diceva, che si lamentava dicendo: mamma mia, proprio a me doveva capitare questo perché Dio ha permesso tutto questo. E molto spesso noi pastori sentiamo queste frasi. Sono frasi di credenti che si lamentano perché stanno attraversando situazioni difficili che non si aspettavano che Dio gli permettesse di attraversare. Ma questa cosa è sbagliata. Dio ci ama come un padre ci corregge, ci vuole far crescere. Io non so in quale momento sei della tua vita, ma se oggi tu stai attraversando un deserto, devi glorificare Dio. E noi lo vedremo oggi, questa cosa meravigliosa. Vedete, io sono cresciuto, mio padre era pastore, sono cresciuto in chiesa, grazie a Dio. Sono cresciuto in una chiesa molto forte e ho visto tanti uomini di Dio. Quando ero piccolo, guardavo i fratelli anziani della chiesa, che erano fratelli che avevano passato tante cose. I miei nonni passarono la persecuzione durante il fascismo a Roma. Andarono insieme ad altri fratelli, venivano portati a Regina Coeli, nella prigione. Ma io non ho mai visto uno di questi fratelli che io ammiravo e che sono stati ispirazione per me, come mio padre, come mio pastore, che si sono lamentati. Non ho mai visto questi fratelli che hanno mollato, ho sempre visto fratelli che si alzavano e testimoniavano in modo semplice, magari non erano istruiti, dicendo: gloria a Dio, il Signore è grande, c'è grande gioia dentro di me. Eppure erano stati segnati, avevano passato e passavano situazioni difficili. Questo deve essere un luogo di Dio. Questo dobbiamo essere noi oggi, delle persone che attraversiamo il deserto, e che andiamo e che cresciamo e che tutto quello che passiamo ci porta a conoscere più Dio e ci porta a confidare sempre più Dio, ad essere sempre più forti spiritualmente. Il deserto c'è, il deserto sono le prove, il deserto sono le difficoltà. E c'è una bugia proprio che dice: no, quando conosci Dio tutto deve andare bene. Non è vero, non è biblico. Mi dispiace farti cadere
dalla sedia, va? Allora è biblico che tutto ti deve andare bene. La Bibbia parla di tante persone che hanno attraversato il deserto. Mosè è stato annientato per 40 anni, si è ritrovato per 40 anni nel deserto. A passare da essere dal figlio della figliola di Faraone ad essere nessuno per poi essere chiamato. Che possiamo dire di Davide, che fu perseguitato e si ritrovò nel deserto e lì Dio lavorò in lui e gli provvide un esercito. Le parlava proprio, predicava proprio il pastore ieri in chiesa su questo. Si ritrovò. E Dio lavorò nella sua vita e il deserto gli permise di farlo diventare da un giovane che aveva sconfitto un gigante, che aveva ricevuto l'unzione, ma il deserto permise a Dio di lavorare nella sua vita per farlo diventare il re che Dio voleva farlo diventare, un re secondo il suo cuore. E quanto ancora Giuseppe, che ha accennato anche il pastore di prima, di come quel deserto, quei 13 anni difficili che lui passò come schiavo, come prigioniero, lo portarono a diventare vice re d'Egitto. E quanto più il popolo di Israele, 40 anni nel deserto. La parola di Dio ci dice chiaramente che il deserto ci serve. Il deserto, nonostante brutto, nonostante difficile, ti serve. Ti serve e ci serve. Perché ci fa conoscere il nostro Dio. Se noi vogliamo servire Dio, non possiamo trarci fuori dal deserto, perché è una benedizione. Io voglio dirti questa sera, non so che cosa stai passando, non so con quale deserto stai vivendo. Ci sono momenti, adesso ne parleremo. Sono momenti difficili, sono momenti di aridità, ma Dio è con noi. Dio è con noi, Dio è con te questa sera. Non avere paura, lo Spirito Santo di Dio, così come era con Gesù, è con te. E Dio non permetterà che tu cada, non ti distrarre, Dio è con te. Nel deserto che cosa succede? Perdiamo le forze, le risorse. Gesù, abbiamo letto, è stato 40 giorni senza mangiare, senza bere. Debole. Ed è normale essere deboli in un momento di deserto. Che cosa succede? Arriva subito Satana e subito lì incomincia a tentarlo, cerca di scoraggiarlo e dice: se tu sei figlio di Dio, fa che queste pietre. Comincia a cercarlo di mettergli dubbi. E tante volte quando attraversiamo deserti, un po' tutti noi l'abbiamo passata, arrivano i dubbi, arrivano la stanchezza e arriva quella voce che ci dice: sei sicuro che sei salvato? Ah, tu che sei cristiano, bel cristiano che sei, è tutta un'invenzione, lascia stare. Ognuno di noi nei momenti di deserto ha sentito questa voce, ma Dio ti sta dicendo: vai avanti, io sono con te. Niente e nessuno fermerà quello che io voglio fare nella tua vita. E cosa succede? Veniamo distratti nel deserto. Satana usa sempre le stesse cose. Noi dobbiamo capire una cosa: che Satana è cacciatore, come diceva giustamente il pastore di prima, Barrocco, se non sbaglio, che Satana fa il suo lavoro, ma Satana è un angelo, Satana non ha fantasia, usa sempre le stesse cose. E Satana che cosa fece? Andò lì e cercò di distrarre Gesù e disse: lo portò nella città santa, lo pose sul pinacolo e dice: buttati giù, gli fece vedere i regni. Cercò di distrarre, dice: se li vuoi io te li do, adorami. Ma Gesù sapeva chi era. Non ti fare distrarre, non perdere l'attenzione, come diceva il pastore prima. Non perdere l'attenzione, perché nel nome di Gesù Cristo tu vincerai, perché lo Spirito Santo di Dio è con te. E Gesù attraverso il suo Spirito farà cose meravigliose nella tua vita. Vedete, possiamo essere distratti. Che cosa ci Satana cerca in tutti i modi di mettere in dubbio le promesse di Dio. Ah, sì, quel pastore ti aveva detto
Quella aveva profetizzato su di te che saresti diventato un uomo di Dio. Guarda come stai. Non senti più la voce di Dio, ma sei sicuro? Oh, cacciala via nel nome di Gesù. Usa la parola di Dio come usò Gesù. Lo sapete qual è la bellezza del deserto? È che ci costringe a dipendere da Lui. Ci costringe a dipendere da Dio. Gesù rimase senza mangiare e Dio intervenì. Leggiamo il Deuteronomio, vedete che bello questo verso, Deuteronomio 8, versetto 2. Deuteronomio, capitolo 8, versetto 2, sta scritto: ricordati di tutto il cammino che il Signore, il tuo Dio, ti ha fatto fare in questi 40 anni nel deserto per umiliarti, per metterti alla prova, per sapere quello che avevi nel cuore, se tu avresti osservato i suoi comandamenti. Egli dunque ti ha umiliato, ti ha fatto provare la fame e poi ti ha nutrito di manna, che tu conoscevi e i tuoi padri non avevano, che non conoscevi, che i tuoi padri non avevano mai conosciuto, per insegnarti che l'uomo non vive soltanto di pane, ma che vive di tutto quello che procede dalla bocca del Signore. Il tuo vestito non ti si è logorato addosso, e il tuo piede non si è gonfiato durante questi 40 anni. Alleluia. Riconosci il cuor tuo che come un uomo corregge suo figlio, così il Signore il tuo Dio corregge te. Alleluia. Qui Gesù, qui il Signore Dio parla al popolo di Israele, tra Mosè, e qua ci insegna veramente che il deserto è una benedizione, perché il deserto permette a Dio di lavorare nel nostro cuore. Quando sei nel deserto, le chiacchiere, come si dice, stanno a zero. Quando sei nel deserto, non conta quello che gli altri vedono, o le cose frivole, o dire questa cosa, o fare no. Quando sei nel deserto, si vede chi sei veramente. E lì Dio può lavorare in te, può lavorare sul tuo cuore. Qua sta scritto: Dio ti ha umiliato, ti ha fatto provare la fame. Dio lavora nelle nostre vite. Tutti noi l'abbiamo passata, anch'io l'ho passata. Quelle volte che veramente è difficile, che sembra che Dio non c'è, che sembra che siamo senza forze, perché 40 giorni senza forze, nel deserto c'è caldo, nel deserto è difficile, tutto sembra difficile. Ma io ti dico da parte di Dio: Dio è con te questa sera. Non mollare, lo Spirito Santo di Dio è pronto a darti nuove forze. Lo Spirito Santo di Dio è pronto a lavorare nella tua vita. Non ti buttare giù. Non avere paura, Dio è con te, Dio è con te, e Dio vuole lavorare in te affinché tu possa dipendere completamente da Lui. Perché nel deserto non ci sono gli autogrill, nel deserto non ci sono i supermercati dove andare a comprare l'acqua fresca o da mangiare. Nel deserto ti devi appoggiare solo su tuo Dio. E io ti dico nel nome di Gesù Cristo che Dio sta lavorando nella tua vita, perché stiamo vivendo tempi forti, tempi difficili, gli ultimi tempi. E in questi ultimi tempi c'è bisogno di forza, di costanza, c'è bisogno dei cristiani che siano forti in Dio, che siano perseveranti, che non si arrendano. C'è bisogno di persone provate, c'è bisogno di persone allenate da Dio. Persone che conoscono il loro Dio nonostante le situazioni, non persone che vivono un cristianesimo light, un cristianesimo, diciamo, leggero. No, Dio sta lavorando nelle nostre vite per farci diventare forti, per farci essere indomabili, infermabili, instancabili. Per lavorare in noi affinché noi possiamo arrivare dove nemmeno noi riusciamo a immaginare. Dio ha lavorato nella vita di Gesù, che era suo figlio. Gesù passò il deserto e
e uscì vittorioso, e così sarà nella tua vita nel nome di Gesù. Tu sarai vittorioso, fratello mio, tu sarai vittoriosa, amica mia, amico mio, perché Dio farà cose straordinarie nella tua vita. Dio nel deserto ci insegna a combattere con la parola. È bello vedere come Gesù non si mise a argomentare con Satana. Gesù non si mise a dire no, io sono Gesù, e no, Gesù rispose a Satana attraverso la parola di Dio. Gli disse, ma egli rispose, sta scritto. E allora il diavolo gli disse, e lui rispose, sta scritto. Non so quale difficoltà ti trovi questa sera. Non so che cosa stai attraversando nella tua vita. Ma io ti dico nel nome di Gesù Cristo, ad ogni voce che arriva di scoraggiamento, di prova, rispondi, sta scritto. Sta scritto. Il Signore mi ha detto che mi benedirà. Il Signore mi ha detto, mi ha promesso che farà questo, perché sta scritto. Io rifiuto questa voce, io rifiuto questa situazione, no, questa situazione la passerai, ma io rifiuto questa parola che entrerà nella tua mente. Come diceva il pastore prima, Satana arriverà con la tua mente cercando di mettere dubbi, di mettere difficoltà, ma tu risponderai, sta scritto, il Dio è la mia forza, Dio è la mia vittoria, Gesù Cristo ha vinto per me e io sono più che vincitore in Cristo Gesù. Questa situazione non vincerà, questa situazione non butterà giù nella la mia famiglia. Io non sarò più attaccato e ingannato. Io vincerò nel nome di Gesù. Oh, Satana non riuscirà a vincere sul mio matrimonio. Il mio matrimonio sarà rigenerato. Io riavrò mia moglie, io riavrò mio marito, io riavrò mio figlio. Perché sta scritto, credi nel Signore Dio tuo e sarà salvata tu e la casa tua. Usa la parola, fratello, usa la parola, perché è la parola che ti darà la vittoria. Gesù Cristo, la parola stessa, fatta carne, usò la parola, e quanto più noi dobbiamo usare la parola. Dio è con te, non avere paura, usa la parola, nel nome di Gesù. Nel deserto noi vediamo che Dio, dopo che Satana lo tentò, vediamo scritto che Dio mandò i suoi angeli a sostenere, a portare da mangiare a Gesù, e gli angeli lo servirono. Tu potrai dire, pastore, tu non sai quello che sto attraversando io, mi manca tutto, lavoro, situazione, non so come fare. Io so una cosa, che nessuno mai che ha confidato in Dio nel deserto è rimasto senza niente. Il tuo Dio è Yahweh Jireh, il tuo Dio è Yahweh Jireh, il tuo Dio è il Dio che provvede. E così come è successo da Abramo, Dio provvederà, non avere paura, non dar retta a quella voce che dice non ti basterà, non ce la farai, anche questo mese non ce la farai, fai questo, non avere paura, Dio è con te, Dio è con te. E Dio provvederà in modo straordinario. Dio provvederà straordinario. E voglio leggere Giacomo 1. Vedete, leggiamo che bella questo verso, Giacomo 1 dal verso 2 al verso 4. Alleluia, voglio leggere da una versione moderna, dove sta scritto, fratelli miei, quando dovete sopportare prove di ogni genere, rallegratevi. Sapete infatti che se la vostra fede supera queste prove, voi diventerete forti. Anzi, tendete a una fermezza sempre maggiore, così che voi siate perfetti e completi sotto ogni aspetto. Alleluia, rallegratevi. Pastore, ma come si fa a rallegrare quando stai nel deserto? Tu puoi rallegrarti perché lo Spirito Santo, lo Spirito di gioia è con te. Ci sono situazioni difficili, è vero,
Ma io mi ricordo sempre quando ero piccolo che durante il momento delle testimonianze c'era un fratello che adesso non c'è più, faceva parte del servizio, stava in fondo alla chiesa era grande, no? E lui incominciava a cantare: c'è grande gioia nel mio cuore. Non so, sicuramente conoscete questo cantico. E questo fratello era un fratello che aveva passato di tutto, che viveva una situazione difficile, che era anziano, che aveva visto tante persecuzioni, ma nel suo cuore, nel suo sguardo c'era una gioia straordinaria. E io da piccolo lo guardavo e dicevo: Signore, anch'io voglio essere così. Vedete, quando noi abbiamo lo Spirito Santo di Dio dentro di noi, non c'è nessuno. Lo Spirito Santo di Dio ci dà forza. Ci dà pace in mezzo alla difficoltà. Magari oggi tu stai attraversando un periodo difficile, magari c'è una malattia che ti sta indebolendo, stai combattendo con un tumore, stai combattendo con una situazione impossibile. Io ti dico nel nome di Gesù, non sei solo. Dio è con te. C'è vittoria per te. C'è vittoria per te. Non guardare il deserto. Non guardare il deserto, stai in comunione con lo Spirito Santo e tu vedrai, uscirai da questo deserto in vittoria. È tempo di vivere la nostra vita cristiana da uomini, come abbiamo letto, perfetti, uomini provati, uomini forti, uomini con una struttura spirituale, uomini che non sono le circostanze, uomini e donne che non sono le circostanze a piegare, ma che sono loro a piegare le circostanze attraverso la parola di Dio. Dichiara la parola di Dio. Dichiara la parola di Dio. Non piangere, non lamentarti, non fare come il popolo di Israele, ma fai come Giosuè e Caleb. E di: oh, non ci stanno i giganti, solo noi li possiamo vincere. Oh, i giganti, mentre gli altri si vedevano come delle cavallette, Giosuè e Caleb si vedevano come dei uomini vittoriosi del popolo di Dio che potevano conquistare la propria terra. E furono proprio loro che rimasero, quelli che si lamentarono, quella generazione che non capì questo, morì nel deserto, perché si può anche morire nel deserto. Ma chi rimase? Fu la generazione di persone che credettero in Dio, che vinsero. Giosuè fu chiamato da Dio perché fu lavorato nel deserto. Non so quale cosa stai attraversando, ma Dio sta lavorando in te. Dio ha qualcosa di straordinario per te. Dio, magari, come abbiamo letto, sta correggendo qualcosa in te. Ma non avere paura. Dio è con te. Dio è con te. Provvederà, non dire perché proprio a me, caccialo nel nome di Gesù, non dare spazio a questi pensieri, perché queste frasi vengono da dei pensieri che lavorano nella nostra mente, alle volte messi da Satana, alle volte messi anche dal nostro egoismo, dalla nostra carne, dalla nostra natura umana. Ma io ti dico nel nome di Gesù Cristo, Dio sta alzando un popolo meraviglioso, pieno di forza, indomabile, invincibile, che vivrà questi ultimi tempi non subendo, ma vivrà questi ultimi tempi in vittoria. E quando Gesù tornerà, troverà una chiesa pronta, troverà una chiesa forte, troverà una chiesa piena della sua parola e vedrà nel nome di Gesù Cristo una chiesa, una sposa ripiena di fede, ripiena di forza, ripiena di costanza che incontrerà su nel cielo. Io voglio fare parte di questa chiesa. Tu fai parte di questa chiesa. Non ti scoraggiare perché Dio è con te. E io voglio pregare in ultimo con te, questo minuto che mi è rimasto. E voglio pregare per tutti coloro che in questo momento si trovano nel deserto, che magari stanno ascoltando questa trasmissione, stanno sentendo questa trasmissione e sono arrivati scoraggiati e vedono solo nero, vedono solo sabbia intorno a loro. Voglio pregare nel nome di Gesù Cristo affinché Dio
ti dia nuove forze questa sera. E che un nuovo che lo Spirito Santo metta in te costanza, forza. Prega con me, chiudi i tuoi occhi, alza le tue mani se senti di farlo, nel nome di Gesù Cristo. Padre, io ti voglio pregare questa sera per tutti coloro, Signore, che stanno ascoltando questa parola. Voglio pregarti nel nome di Gesù Cristo per i fratelli, per gli amici, per coloro che stanno ascoltando, che stanno attraversando un periodo difficile, un periodo di deserto nella loro vita. Voglio chiederti, Spirito Santo di Dio, metti forza nei loro cuori, Signore. E voglio dichiarare spezzato nel nome di Gesù Cristo ogni ragionamento di sconfitta, ogni ragionamento di scoraggiamento, ogni fortezza di paura, ogni fortezza che sta dominando la loro vita, nel nome di Gesù Cristo, che sia spezzata adesso. E che nel nome di Gesù Cristo ogni oppressione che sta sulla loro vita, di sconfitta, di suicidio, nel nome di Gesù Cristo sia legata, che torni all'inferno da dove è venuta. Voglio dichiarare pace, voglio dichiarare forza, voglio dichiarare gioia, gioia nel deserto, Signore. Voglio dichiarare una gioia soprannaturale nel cuore dei miei fratelli, nel cuore di chi sta ascoltando. Per vincere, per andare oltre e per vedere le tue meraviglie, Signore, oltre il deserto che sta passando. Io ti ringrazio, Padre, perché tu sei un Dio meraviglioso, che non ci lasci mai, che ci ami di un amore immenso e che in ogni situazione sei con noi. Grazie, Padre, nel nome di Gesù. Amen e amen. Alleluia. Amen, amen, Amen. amen. Grazie Signore. Grazie Alleluia. Andrea. Dio Grazie a ti voi. benedica, però ti vogliamo seguire perché ho visto che sei anche intonato e prendi anche le note giuste per partire. Ti seguiamo. Canta quel cantico, c'è grande gioia e noi ti seguiamo. Vai. C'è grande gioia nel mio cuore, c'è grande gioia nel Nel mio mio cuore, cuore sono sono salvato, salvato, son tu sono perdonato. perdonato, c'è C'è grande grande gioia gioia nel nel mio mio cuore. cuore. Alleluia. L'hai fatto solo una volta, ma normalmente si fa due, anche tre. Va bene. Grazie, Dio ti grazie. Dio ti benedica e benedica. grazie. Alla prossima, Dio piacendo. Pace. Pace, cari. Ed ora abbiamo il nostro caro fratello Samuele, credo che sia già dietro la tenda. Pace. Bene, Samuele, vai avanti, noi ti seguiamo. Hai anche tu una mezz'oretta, tranquillo, ti seguiamo e dacci quello che il Signore ti ha messo nel cuore. Vai avanti, tranquillo, e noi assorbiamo più che possiamo e preghiamo per te che lo Spirito Santo ti guidi. Alleluia. E questa sera vorrei parlare proprio di vittoria. La vittoria che Cristo ha riportato per noi sul duro legno della croce. Allora vorrei leggere subito in Giovanni capitolo 16 al verso 33, dove dice: Vi ho detto queste cose affinché abbiate pace in me. Nel mondo avrete tribolazione, ma fatevi animo. Io ho vinto il mondo. Ho ascoltato anche con piacere la meditazione del fratello prima di me. Veramente la chiesa degli ultimi tempi deve essere una chiesa vittoriosa, la sposa di Cristo pronta per quell'incontro straordinario con Gesù. E noi stiamo aspettando Gesù, stiamo aspettando il suo ritorno. E la chiesa è una testimone scomoda nel mondo, perché annuncia il ritorno di Gesù Cristo del Re dei Re. È proprio in virtù di questo verso che ho letto in Giovanni 16, 33, ecco, ho voluto coniare questo termine, le 5 M, la vittoria di Cristo sulle 5 parole che iniziano con la M, e sono il maligno, la morte, la malattia, il male e il mondo. Allora,
Voglio subito partire con l'ultimo appellativo, il mondo. Cos'è il mondo? Noi spesso come Chiesa diciamo il mondo, il mondo. Allora, il mondo viene definito nella parola di Dio come dimora e campo d'azione dell'uomo senza Dio, l'uomo che non vuole sottostare alla volontà del Signore. Il mondo degli uomini è soggetto al male. Il mondo come sistema corrotto in periodi specifici della storia, e noi sappiamo che la storia ci insegna che attraverso questi millenni, sia nel Vecchio Testamento che nel Nuovo Testamento, c'è il male, ma il Signore ha avuto sempre i suoi. E vediamo questa azione vittoriosa di Dio anche nell'Antico Testamento. Vediamo come Dio ha agito. Prima si parlava di Giosuè. Sii forte e coraggioso, non ti sgomentare, non avere paura. Perché Giosuè aveva paura, mi sono chiesto. Perché ha vissuto, è vero, è stato formato nel deserto, come ha detto benissimo il fratello. E senza il deserto voglio riagganciarmi per dare continuità anche al discorso del fratello, perché ha un senso quando chi come noi questa sera parliamo, a cercare di allacciare una continuità col discorso precedente, no? Il deserto ci forma, ci forgia, ma Giosuè aveva paura, se aveva sentito le promesse di Dio attraverso Mosè, aveva sentito quelle meravigliose opere, aveva visto quelle meravigliose opere dell'Eterno attraverso il suo servo nei confronti del popolo di Israele, come Dio aveva liberato il popolo di Israele. E Giosuè, di fronte a questo gigante spirituale, quale è stato Mosè, diceva: io non sono all'altezza, ho paura. Non viveva la dimensione della vittoria. Quando Mosè morì, la fede di Giosuè vacillò. Ma Dio gli disse: non ti sgomentare, non ti angosciare, io sono con te. E Giosuè vedeva le nazioni lì nella Palestina, queste sette nazioni, no? Come sono elencate nella parola del Signore, che facevano paura, mettevano paura, altro che vittoria. E vedeva i giganti, vedeva altre situazioni. Se Giosuè non fosse vissuto all'ombra di, alla scuola di Mosè e dello Spirito di Dio, insieme agli altri 10, insieme agli altri esploratori, avrebbe dato un esito negativo. E credo che sarebbe rimasto solamente Caleb ad essere un uomo di fede. Ma Giosuè invece no, è stato trasformato dal Signore e ha vissuto nella vittoria, ha continuato a vivere nella vittoria di Dio. E noi vediamo la sua vita come un esempio fulgido di vittoria. Quindi ho detto prima che Gesù Cristo ha vinto le 5 M, il maligno, la morte, la malattia, il male e il mondo. Il maligno. C'è un verso meraviglioso in Colossesi capitolo 2 al verso 15. Lo vogliamo prendere? Colossesi 2 al verso 15. Avendo quindi spogliati i principati e le potestà, ne ha fatto un pubblico spettacolo, trionfando su di loro per mezzo della croce. Un'altra versione, quella che c'ho io, che leggo io, dice: trionfando su di loro in essa, cioè nella croce. Molti cristiani hanno paura della croce. Ma vivere nella vittoria di Cristo significa prima portare, attraversare la croce, e non significa che la croce debba essere attraversata una volta solamente nella vita. La croce di Cristo si presenta giornalmente, sistematicamente. Ci sono tanti nemici. Ricordati che la tua fede è quell'elemento, come dice l'apostolo Giovanni, in prima Giovanni, che ha vinto il mondo. È la tua, è la nostra fede in Cristo Gesù, una fede
operante. E il Signore è vero, sta formando una sposa gloriosa, una sposa vittoriosa. Ma ci sono dei passaggi affinché la Chiesa di oggi possa resistere al maligno, alla morte, alla malattia, al male e al mondo. E sono cinque aspetti che non pensiamo che non si vuole, che non cercano di contrastare e di disturbare la Chiesa del Signore. Sono cinque realtà negative, demoniache, perché il maligno, la morte, la malattia, il male e il mondo sono alimentate dall'inferno. Oggi forse non credo di esagerare. Vedo veramente un'esplosione tumultuosa di magia, di stregoneria, anche nei programmi televisivi. Vediamo l'immoralità che sta avanzando, i tempi di apostasia. Io credo che stiamo vivendo in tempi di apostasia, dove la parola di Dio, dove il fondamento della parola di Dio vuole, che è la parola scritta, il nemico la vuole tranciare completamente. E senza la parola di Dio la Chiesa è debole. Possiamo andare di culto in culto, possiamo cercare la preghiera del fratello, sono tutte cose, per carità, che fanno bene, ma se non vengono messe tutte queste realtà nei giusti posti, non produrranno poco e niente. La Chiesa rimarrà debole, la vita del discepolo, del cristiano, rimarrà debole. E tante persone oggi vanno di culto in culto, di predicatore in predicatore, cercando la risposta ai loro problemi, cercando la risposta alla mancanza di potenza, di santità e di purezza nella loro vita, perché non riescono a spezzare i legami, i vizi nella loro vita, è perché non vivono più la parola di Dio. Gesù Cristo ha vinto, ma prima di ancora di vincere alla croce, lì ha sublimato. Gesù Cristo alla croce ha sublimato la vittoria, questo grande progetto di redenzione del Padre, del Dio vivente e vero. Alla croce Gesù ha sublimato, ha compiuto, ma lui ancora prima di andare alla croce ha vinto, ha preparato un terreno di vittoria glorioso, sistematicamente. In Luca, noi vediamo nell'Evangelo di Luca, non ho tempo di... parlerò forse qualche altra volta, nell'Evangelo di Luca, l'Evangelista Luca dà un accenno ai segreti della vita vittoriosa di Cristo, e vi era la dipendenza assoluta di Gesù Cristo rispetto al Padre e rispetto allo Spirito Santo. Vi era una totale dipendenza assoluta. E vediamo nei primi capitoli di Luca che quando, ecco, e vi era la dipendenza al Padre quando andò al Giordano. Vi ricordate cosa disse Giovanni il Battista? Tu vieni a me, sono io che ho bisogno di te, e tu vieni a me. E cosa rispose Gesù? È utile che si faccia così, è utile che noi adempiamo ogni cosa. Gesù era totalmente ubbidiente e sottomesso, diretto dallo Spirito Santo e dal Padre. E quando lui andò, poi Gesù, nella pienezza dello Spirito, dice la Scrittura, fate questa cosa, lui andò nel deserto, ecco, viene rinominato nuovamente il deserto, ma lì Gesù stava preparando la sua vittoria su Satana, sui principati, sul peccato, sulla maledizione, sul fallimento, sull'angoscia dei secoli, sul pessimismo cosmico che c'è in questo mondo. Gesù stava preparando questa meravigliosa vittoria, redenzione che oggi è in atto nel cosmo. La vittoria di Gesù Cristo è in atto nel cosmo, alleluia, e sta avanzando attraverso la sua Chiesa, la sua sposa che proclama l'Evangelo di Gesù Cristo, che libera, guarisce, redime da ogni forma di alienazione mentale, spirituale, fisica, culturale. Gesù libera. E quando Gesù andò nel deserto, dice la Scrittura, nella pienezza dello Spirito, lo Spirito, dice, lo sospinse. Vedete, vi era una totale sottomissione alla guida dello Spirito. E lì Gesù, lo Spirito Santo oggi ci sta svelando il segreto della vittoria di Cristo, come abbiamo letto in Giovanni 16, 33.
Gesù andò nel deserto, dice la scrittura in Luca, e nella pienezza dello Spirito digiunò e pregò per 40 giorni, totale consacrazione, totale dipendenza, totale astensione da ogni distrazione, perché Gesù poteva essere distratto, sapete? Il nemico voleva distrarre Gesù, ha cercato di farlo peccare, ma Gesù non ha peccato, alleluia, lui è l'uomo perfetto, è il santo dei santi, ma voleva distrarlo, e allora Gesù sentì il bisogno di isolarsi per 40 giorni, 40 notti, nella preghiera, nel digiuno, in una totale consacrazione, in un totale scontro con l'inferno, è lì che Gesù ha trionfato, alleluia, e ha vinto, ancora prima di andare in croce, dove ha realizzato pienamente la sua vittoria. Allora vediamo la scrittura che proprio ci parla, che le fiere, e io credo tanti animali, sospinti dai demoni, cercavano nella notte, quanti, anche la natura purtroppo è soggetta e soggiogata dall'impero satanico, diabolico, e io mi immagino nella solitudine, il Cristo che era inginocchiato, e voglio imprimere questa visione nella tua vita, il Cristo inginocchiato in quell'oscurità, in quel deserto, ma Gesù era lì, con la parola scritta, e infatti affrontò il nemico, sta scritto, per ben 3 volte Satana cercò di attaccare Gesù, ma per ben 3 volte Gesù lo scacciò con la parola dicendo sta scritto. E nel deserto Gesù costruì le basi della sua vittoria. E poi Luca dice ancora nel capitolo successivo, quando finì i 40 giorni di preghiera totale, di comunione, di digiuno, cosa dice Luca? Luca ci dà le chiavi, è che noi, la Chiesa, tanti discepoli non riescono a discernere queste chiavi. Luca ci dice, prima era nella potenza, nella pienezza, scusate, quando finì il digiuno, Luca dice, è nella potenza dello Spirito Gesù andò. Nella potenza, una potenza che penetrò la realtà avversa di Israele in quel momento, una potenza che penetrò nel regno di Israele in tutti gli oppositori di Gesù che cercavano di distogliere Gesù da questa opera gloriosa di salvezza, di guarigione, di liberazione. Gesù era lì che stava adempiendo le profezie messianiche. Sta scritto in Isaia che la gloria di Dio avrebbe ricoperto la Galilea dei gentili. Sapete perché era detta la in senso dispregiativo la Galilea dei gentili? Perché la Galilea, come ogni terra, ogni porto di mare, no? La Galilea, se voi vedete la Israele, la Galilea confina con il mar Mediterraneo, quindi era un lembo di terra dove attraccavano tantissime navi e dove vi era un interscambio culturale con i greci, i romani, i libici, i latini e altre popolazioni, perché vi era commercio. E sapete, nelle zone di mare purtroppo vi è anche una forte attività satanica, demoniaca. È lì che Gesù manifestò la sua gloria, nella Galilea dei Gentili, in tutto Israele. Allora vediamo che Gesù nella potenza dello Spirito andò. Ma vi è stata una preparazione di base affinché lui potesse affrontare e vincere come uomo, uomo perfetto. Lui ha dimostrato nella sua vita l'ideale dell'uomo secondo il progetto del Signore. Allora vediamo che, come abbiamo letto in Colossesi capitolo 2 al verso 15, egli ha spogliato, ha fatto un pubblico spettacolo, e anche sulla morte, il secondo aspetto, leggiamo in Ebrei 2:14, lo voglio leggere, Ebrei 2:14,
Poiché dunque i figli hanno in comune la carne e il sangue, similmente anch'egli ebbe in comune le stesse cose, per distruggere mediante la sua morte colui che ha l'impero della morte, cioè il diavolo. Gesù ha sconfitto, ha distrutto la morte. Caro amico, cara amica, oggi tanti sono depressi a motivo della paura della morte. È vero, è un nemico che fa paura la morte. Non dobbiamo essere onesti, dobbiamo essere, siamo uomini e donne ben piantati con i piedi in terra. Quando attraversiamo le difficoltà non c'è tanta gioia. Quando vediamo che i nostri cari muoiono, vi è tristezza, vi è anche paura della morte. Allora, com'è che il cristiano deve affrontare questa realtà? Dimorando nella fede della vittoria di Cristo, non ascoltando quei sentimenti bugiardi momentanei, perché i sentimenti alcune volte sono bugiardi, sono ingannevoli. Allora, quando io mi sento triste, dichiaro la gioia di Cristo nella mia vita, canto. Quando io ho paura, dichiaro che io posso ogni cosa, come dice Filippesi 4:13, credo, io posso ogni cosa in Cristo che mi fortifica. E questa era un'esperienza di vita di Paolo. Paolo disse: io posso ogni cosa in colui, cioè in Cristo Gesù, che mi fortifica. Lui viveva questa esperienza. E oggi tanti cristiani hanno bisogno, abbiamo bisogno di sperimentare, di entrare nella dimensione della potenza, della pienezza, per poi essere trasportati mediante lo Spirito Santo nella de dimensione della potenza spirituale. Perché questa è volontà del Signore, è volontà dello Spirito che attraverso la predicazione della parola, la parola oggi sia accompagnata con segni, prodigi e miracoli. Perché è biblico, sta scritto. E allora io credo che come cristiani, ecco, il terzo aspetto è la malattia. Gesù ha vinto la malattia. Abbiamo detto che ha vinto il mondo, ha vinto il maligno, ha vinto la morte, ha vinto la malattia. Ci sono, possiamo leggere in Romani 8, i primi tre versi, Romani capitolo 8. Leggiamo. Romani capitolo 8, i primi tre versi. Or dunque, non vi è alcuna condanna per coloro che sono in Cristo Gesù, i quali non camminano secondo la carne, ma secondo lo Spirito. Perché la legge dello Spirito della vita in Cristo Gesù mi ha liberato dalla legge del peccato e della morte. Infatti, ciò che era impossibile alla legge, in quanto era senza forza a motivo della carne, Dio, mandando il suo proprio figlio in forma simile a carne di peccato, a motivo del peccato, ha condannato il peccato nella carne. Quindi la malattia è una conseguenza del peccato. E Gesù ha condannato, ha distrutto anche la malattia. È vero che tanti cristiani nella malattia sono provati, tanti cristiani, tanti uomini, tante persone hanno incontrato Dio nella malattia, è vero. Hanno incontrato Dio mediante prima di morire. Io credo che siano proprio atti estremi di Dio per salvare i suoi. Allora, ma nella volontà del Signore io credo che noi non dobbiamo arrenderci alla malattia. Dobbiamo saper convivere con la malattia, ma dichiarare la guarigione, la vittoria di Cristo, e perlomeno anche nello stesso letto di malattia, come dice un salmo, coloro che sperano nel Signore, ecco, saranno fruttiferi anche nel letto, in un letto di infermità. La parola di Dio è piena di promesse. La parola di Dio è quella che ci sana, ci guarisce, ci libera. Signore, sta formando una chiesa gloriosa, una chiesa meravigliosa. E io credo che parallelamente in questi ultimi tempi c'è un esercito di santi, perché Dio ha vinto, ha distrutto questi aspetti, perché vuole che noi possiamo essere santi, santi, santità. Santo è il Signore, l'Iddio dell'universo.
Egli è il Santo dei Santi, Egli è il Santissimo, Egli è colui che ha avuto pietà di me, di te, caro amico, cara amica, che forse ascolti per la prima volta, forse ti stai collegando perché so di storie di persone che hanno ricevuto Dio, aprendo la televisione, c'era un predicatore come me che stava parlando in televisione e annunciava l'Evangelo della grazia, della vita. Forse stai aprendo la televisione ora, ma io ti dico che Gesù è venuto per darci vita e vita in abbondanza. Questo mondo è pieno di oscurità, è pieno di bugie, è pieno di compromesso, è pieno di una falsa realtà, di appariscenza strana, ma non ci sono valori reali, reali fondanti che danno speranze, che danno uno scopo, un significato, un senso alla vita. Oggi vediamo delle generazioni che hanno perso lo scopo, il senso della vita, perché non hanno Gesù. Gesù disse: io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene a Dio se non per mezzo di me. Gesù è stato esclusivo. Non tutte le religioni portano a Dio. Gesù solamente porta a Dio, a conoscere la verità. E io ti invito a conoscere questa persona straordinaria che è Gesù Cristo il Signore, colui che ha fatto un'opera meravigliosa nella mia vita e che la continua a fare nonostante le difficoltà che io affronto, che noi affrontiamo, perché ogni giorno ci sono difficoltà, ma lui ci dà la forza, ricordandoci, leggendo questo libro straordinario che è la Bibbia. Perché io ti invito a fare questa esperienza, leggi la Bibbia e con cuore aperto dici: Signore, se tu esisti, fammi sentire la tua presenza. Poni delle domande al Signore, poni delle domande allo Spirito Santo, sii ardito, in un certo senso, fra virgolette, sfida il Signore. Digli: se tu esisti, rispondimi e lui si rivelerà alla tua vita, lui ti parlerà, lui ti darà consolazione, ti darà speranza, ti darà guarigione. Lo ha fatto per milioni di persone, non vedo il motivo per cui non lo possa fare anche per te oggi. E lo Spirito Santo di Dio è alla ricerca, gira costantemente, instancabilmente il globo, perché lui gira lo Spirito Santo come la grande aquila. E si vuole posare sugli uomini e sulle donne, sui giovani, sui bambini che hanno un cuore disposto, un cuore affamato di Dio, un cuore che vuole conoscere la realtà di Dio. Allora, abbiamo detto che anche Gesù ha vinto il mondo. Il mondo. C'è un verso in Apocalisse capitolo 11. Al verso 15, Apocalisse è l'ultimo libro della parola di Dio, il libro della vittoria, della completa redenzione nella storia della Chiesa. Apocalisse 11, scusate, datemi il tempo di prenderlo. Poi suonò la tromba, poi suonò la tromba il settimo angelo, e si fecero grandi voci nel cielo che dicevano: i regni del mondo sono divenuti del Signor nostro e del suo Cristo, ed egli regnerà nei secoli dei secoli. Che prospettiva gloriosa! È una prospettiva insidiosa per i nemici del Signore, per coloro che odiano la sua presenza, per coloro che non vogliono sottostare a questo Dio meraviglioso e straordinario, ma è una promessa gloriosa per coloro che amano invece la sua presenza, quello di sapere che un giorno Gesù Cristo regnerà nei secoli dei secoli e lui sta preparando anche questo avvenimento. La sua vittoria, la vittoria di Cristo in croce, ha tracciato e sta guidando la storia anche oggi. E tutto vediamo anche come quello che sta attraverso quello che sta succedendo in Israele, vediamo che lo Spirito Santo sta preparando questo meraviglioso e culminante, glorioso giorno in cui ogni ginocchio si piegherà e ogni lingua, ogni uomo, ogni donna, ogni ateo, ogni incredulo, ogni bestemmiatore, ogni sacrilego confesserà, si inginocchierà che Gesù Cristo è il Signore della storia e della gloria, è l'Iddio fattosi uomo per i miei peccati,
per i miei peccati, i peccati di Samuele Straziani. Lui li ha perdonati sulla croce, mi ha lavato, mi ha purificato, ha dato una coscienza nuova e la vuole dare anche a te, amico, amica. Vi è speranza, vi è speranza, non ti abbatte, vi è speranza, grida a Gesù e lui ti guarirà. E voglio pregare prima di concludere questa sera, voglio pregare per coloro che stanno ascoltando. Padre Santo, Padre Giusto, oh Signor mio, Dio mio, tocca i cuori delle persone questa sera che sono lì, che hanno bisogno di guarigione. Mettete le mani sulla parte malata del vostro corpo e nel nome di Gesù Cristo io dichiaro guarigione, dichiaro liberazione dall'insonnia. Se vi è insonnia nel nome di Gesù Cristo, incendi liberazione questa sera dall'insonnia, perché vi è potenza da ogni forma di paura. Si è liberato, liberato da ogni forma di paura. E grida Gesù, egli è la via, la verità e la vita, la speranza. Nel nome di Gesù. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Grazie, grazie Emanuele, Samuele. Dio ti benedica. Alla prossima. Dio piacendo. Ok, benedizione. Pace, pace. Ed ora abbiamo il fratello Federico Tranfa da Madrid. Pace, mi senti? Sì, perfettamente. Voi? Va bene, ti sentiamo bene. Vai avanti tranquillo, ti seguiamo e sappiamo che il Signore guida coloro che si predispongono per parlare e guida anche coloro che si predispongono per ascoltare. Beato chi legge, beato chi ascolta la parola di Dio. Ti seguiamo. Amen. Grazie Pastore Petrone, grazie a Parole di Vita in questa sera, un saluto a tutti coloro che stanno connessi su questo canale, su i social. Voglio darti una parola in questa sera di incoraggiamento. C'è una pioggia abbondante che il Signore ha per te. Voglio parlarti di questa pioggia abbondante. In Deuteronomio, capitolo 11, versetto 10 al 17, leggiamo una promessa, una parola che il Signore diede al suo popolo, a Israele, e dice: il paese che stai per entrare a prendere non è come il paese d'Egitto dal quale sei uscito, dove hai seminato il tuo seme e l'hai innaffiato con il tuo piede, come un orto. Il paese verso il quale stai per prenderlo è un paese di montagne, di pianure, che beve l'acqua della pioggia dal cielo, terra di cui il Signore tuo Dio ha cura. Gli occhi del Signore tuo Dio sono sempre su di essa, dall'inizio dell'anno alla fine. Se osserverai attentamente i miei comandamenti che oggi ti do, amando il Signore tuo Dio e servendolo con tutto il cuore e con tutta la tua anima, io darò alla tua terra la pioggia nella sua stagione, la primaverile e la tarda, e raccoglierai il tuo grano, il tuo vino e il tuo olio. Darò anche l'erba nel tuo campo per il tuo bestiame, e mangerai e sarai saziato. Badate dunque che i vostri cuori non diventano arroganti e che non vi allontanate per servire altri dei e postrarvi davanti a loro. Allora l'ira del Signore si accenderà contro di voi e chiuderà i cieli, non ci sarà più pioggia, la terra non darà i suoi frutti e presto scomparirete dal buon paese che il Signore vi dà. Voglio anche leggere il profeta Osea. Il profeta Osea nel capitolo 6, il versetto 1 dice: venite, ritorniamo al Signore, egli ci ha straziato ed egli ci guarirà, egli ci ha percorso ed egli ci fascerà, dopo 2 giorni ci ridarrà la vita e il terzo ci farà rialzare e noi vivremo alla sua presenza. Verso 3: affrettiamoci a conoscere il Signore, la sua venuta è sicura come l'aurora, verrà a noi come la pioggia di autunno e come la pioggia di primavera che feconda la terra. Amen. Padre, ti ringraziamo in questa sera per questa parola che tu ci dai, Signore. Vogliamo, Signore, aprire i nostri cuori per poter ricevere questa parola con la rivelazione dello Spirito Santo nella nostra vita. Signore, grazie ti diamo e non siamo venuti qui per perdere il tempo, ma per adorarti, per cercarti sempre di più e per crescere nella parola. Ti ringraziamo in questa sera per tutto quello che tu hai fatto fino adesso nel programma.
programma di Parole di Vita, ma adesso, Signore, anche farai qualcosa di speciale per coloro che stanno udendo la parola. Signore, che ci sia molto frutto, un frutto abbondante, che la tua pioggia, Signore, possa scendere come pioggia d'autunno e pioggia di primavera. Nel nome potente di Gesù, che è benedetto in eterno. Amen e amen. Oggi, cari nel Signore, voglio parlarti di una parola direzionale, una parola chiara, diretta al tuo cuore. Alcuni di voi forse state attraversando un periodo di deserto, un momento di difficoltà, un momento in cui Dio forse ti ha messo a prova i vostri cuori. Siamo stati attratti nel deserto, come dice la Scrittura, per vedere che cosa c'è nei nostri cuori. Forse ti senti oggi senza forze, con una siccità nella tua vita. Hai sete, sete della parola di Dio. Amati nel Signore, non c'è in Dio casualità, ma una causa sempre. Il Signore sempre ha una causa e un effetto. Se stai forse attraversando delle prove, del dolore, delle sofferenze, dei momenti di difficoltà, voglio dirti che stai su una buona strada. C'è una preparazione del tuo cuore a quella pioggia che il Signore vuole rilasciare sulla tua vita. E c'è una nuvola che di giorno è una colonna di fuoco che di notte sta accanto a te. Di giorno e di notte sta con te. Il Signore sta con te, ti sta accompagnando in mezzo a queste difficoltà. Il Signore non ti ha lasciato, il Signore non ti ha abbandonato. E in questo tempo di prova vedrai la gloria del Signore. Il Signore mi dice che c'è un tempo di prova, ma c'è un tempo di grazia, anche di benedizione. Il deserto è passato e starai arrivando a un tempo dove vedrai la gloria del Signore. Carissimi, io non sono profeta, ma ascolto la voce del Signore, la voce chiara e udibile da parte del Signore, che in questa stagione che stai attraversando sarà una stagione di pioggia, di una effusione dello Spirito Santo, una pioggia rinfrescante per la tua vita, una pioggia che sarà abbondante. Soltanto dobbiamo restare fermi sotto la nuvola che porta quella pioggia sulla nostra vita. Non ti muovere dalla nuvola che è su di te. La parola in Prima Re, capitolo 17, dice che il profeta Elia udì prima la voce di Dio, prima di vedere la pioggia. Elia disse: si sente una grande pioggia. Il profeta ascolta e parla dopo. Dio ha parlato e Dio dice che anche se stai passando attraverso un periodo di malattia, operazione, perdite di persone, tuttavia Dio è fedele e stai nella stagione di benedizione. Paolo ci dice: siamo tribolati in ogni cosa, ma non angosciati, nei guai, ma non disperati, perseguitati, ma non abbandonati, abbattuti, ma non distrutti, portando sempre dovunque nel nostro corpo la morte di Gesù, affinché anche la vita di Gesù si manifesti nel nostro corpo. Forse ci sono cose che non capiamo adesso nella nostra mente naturale, ma capiremo più tardi. Io so che il cielo è aperto sulla tua vita e il cielo governa. Amati nel Signore, sento che viene, come il profeta Elia, una grande pioggia in questo ultimo tempo e ci sarà una grande raccolta, la raccolta delle anime, alleluia, che il Signore sta in questo tempo preparando. E noi dobbiamo essere preparati e desiderare ricevere una grande pioggia in questo ultimo tempo e nella finalizzazione di quest'anno 2024. Cari, la pioggia è sinonimo di effusione, fusione dello Spirito. Credo che tutti noi abbiamo quel desiderio nel nostro cuore, abbiamo un'aspettativa nel nostro cuore, desideriamo la pioggia dello Spirito Santo, la rugiada dello Spirito Santo sulla nostra vita e desideriamo anche vedere la raccolta, la grande raccolta che ci verrà. Quando una persona o un contadino aspira a una grande raccolta, deve capire i tempi
della pioggia, deve capire i tempi per poter seminare, per poter curare la pianta, per poter raccogliere ed avere un buon raccolto. E le stagioni delle piogge sono decisivi nell'agricoltura. Più pioggia c'è, migliori raccolti avremo, maggiore prosperità. E questa era una promessa che il Signore stava facendo al suo popolo Israele quando il Signore parla riguardo al raccolto. Sta parlando loro di tutta la loro benedizione, la piena benedizione, perché Israele viveva dell'agricoltura. Quindi quando il Signore promise loro che avrebbe dato un raccolto abbondante, stava dicendo loro che vi farò prosperare, ti benedirò e avrai tutto ciò di cui hai bisogno. Ma per ricevere il raccolto era necessaria la pioggia, e la Bibbia parla specificamente della prima pioggia, della pioggia nella sua stagione e dell'ultima pioggia. Deuteronomio capitolo 11 è chiaro, il messaggio oggi si intitola Una pioggia abbondante. Quando il Signore parla al suo popolo di Israele in Deuteronomio 11, lì avverte e dice loro che la terra dove avrebbero vissuti, la terra promessa, non era come l'Egitto che avevano piantato e irrigato con i piedi come un orto. L'Egitto aveva un grande vantaggio ed era irrigato dal fiume Nilo, c'erano molti affluenti che irrigavano la terra, ma la terra promessa di Canaan dove avrebbero vissuto il popolo di Israele dipendeva dalla pioggia. Era una terra di montagne, dice la parola, e prati che bevevano l'acqua della pioggia. In altre parole, loro dovevano aspettare con fede quando cadeva la pioggia dal cielo. C'erano tre stagioni delle piogge in Israele che la Bibbia ci mostra: la prima pioggia, la pioggia nella sua stagione e l'ultima pioggia, tre piogge. Israele doveva dipendere per fede da queste piogge. Amati nel Signore, dobbiamo preparare i nostri cuori alla pioggia che viene dallo Spirito Santo. E qui in questa parola che leggiamo, cari, ci dice che la terra la quale il Signore gli darebbe al popolo di Israele era una terra di montagne, di valle, che beveva l'acqua della pioggia. Ma nel libro del profeta Osea capitolo 6 versetto 1 c'è un invito che fa il Signore al popolo a ritornare al Signore, e dice: venite, ritorniamo al Signore, egli ci ha straziato ed egli ci guarirà, egli ci ha percorso ed egli ci fascerà. Dopo due giorni ci ridarrà la vita, il terzo ci farà rialzare, noi vivremo alla sua presenza. Affrettiamoci a conoscere il Signore, la sua venuta è sicura come l'aurora, dice, verrà a noi come la pioggia di autunno, l'ultima delle piogge, e come la pioggia della primavera, la prima delle piogge che feconda la terra. Che straordinaria parola, cari, in questa sera, una promessa che ci dà il profeta Osea nel capitolo 6. Il Signore ci sta facendo un invito in questo versetto 1: venite e torniamo al Signore. È un invito a ritornare al Signore con tutto il cuore, un invito a ritornare a Lui. Lui dice che prima aveva tolto, ma che lo stesso Dio che toglie è quello stesso che dà, lo stesso Dio che strazia, dice, lo stesso Dio che fascia e che guarisce. Il Dio che ferisce porta anche una benda. Dio fascia le piaghe del suo popolo, che ci saranno due giorni. All'improvviso c'è la morte, però il terzo giorno c'è la risurrezione. Gloria al Signore. Ora, quando noi vediamo questo passaggio della parola di Dio che abbiamo preso in Deuteronomio 11, ci parla di tre piogge. Voglio parlarti un poco di queste tre piogge. Il primo parla della prima pioggia, che in ebraico è Giore, Morè, cioè la traduzione è la prima pioggia. Era la pioggia che ammorbidiva
la terra, la pioggia che ammorbidiva il terreno, perché in Israele c'erano le quattro stagioni, ma dentro di queste quattro stagioni che ci sono ancora oggi, la stagione della pioggia iniziava nel mese di novembre e durava fino al mese di marzo. Questa era la prima pioggia. Le prime piogge servivano per ammorbidire la terra, pioveva da novembre a marzo e poi da aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre non pioveva. O pioveva una volta sì, una volta no, era la pioggia stagionale. E possiamo noi renderci conto che questa prima pioggia serviva per ammorbidire il terreno, per poter arare la terra e per poter seminare il seme e quindi attendere poi alla pioggia stagionale. La prima pioggia è la figura dello Spirito Santo nella nostra vita che comincia ad operare in noi, addolcendo il cuore indurito. La prima pioggia è stata la pioggia che è avvenuta prima di Pentecoste, quella pioggia dello Spirito Santo che è venuta sui re, sui sacerdoti, sui profeti, ma soltanto per ammorbidire il terreno. Dopo aver attraversato una stagione secca a causa delle prove, cari, delle crisi, dell'oppressione del nemico, qualcosa che sembra dire ma adesso non pioverà mai, c'è un'aridità tremendo, arriva la prima pioggia, che è come l'azione dello Spirito Santo nella nostra vita che ci risveglia nella fede, che ti dà la speranza, che ti fa sentire che qualcosa di potente sta accadendo. Ma la Bibbia, come ho detto, parla anche della pioggia al suo tempo. La pioggia al suo tempo era una pioggia forte, intensa. Dopo il mese di marzo, forse maggio, aprile, maggio, Gesem in ebraico, che è una pioggia molto forte, la pioggia torrenziale che riempiva le cisterne, che riempiva gli stagni, le sorgenti, ma dava anche forza al seme, a quella piantina che stava sviluppandosi nella terra. Questa pioggia si verifica nel mese di aprile e maggio in Israele. Ed infine c'era la pioggia ultima, o Malkosh in ebraico, e quella pioggia era l'ultima pioggia. Quindi nel naturale ci serve una pioggia per ammorbidire la terra e seminare, ci serve una pioggia per riempire gli stagni, le sorgenti d'acqua, e c'è una pioggia che è l'ultima delle piogge, che è la pioggia della manifestazione ultima dello Spirito Santo su questa terra. La terra sarà riempita della gloria del Signore, dice il profeta Isaia, ed è la pioggia che fa venire la grande raccolta. Ma qui il profeta Osea, e voglio ritornare alla parola del profeta Osea, ci ricorda che ci sono delle stagioni di giudizio da parte di Dio. Dio ferisce, ma lui anche lega, strappa, ma anche guarisce. E noi viviremo davanti a Lui e conosceremo e continueremo a conoscere il Signore come l'alba, dice, è pronta per la sua partenza e verrà da noi come la pioggia, come quest'ultima pioggia sulla terra. Oggi si sente, cari, una grande pioggia, c'è una pioggia che viene per ammorbidire la terra, seminare, c'è una pioggia che rinforza i raccolti, c'è una pioggia che viene per raccogliere. Dio ha cieli aperti sulla Chiesa, sulla tua vita, e ci visiterà con una manifestazione straordinaria. Ci sono piogge speciali dello Spirito Santo, gloria al Signore. Ecco perché ti renderai conto che Dio apre le cataratte del cielo e ascolta ora quello che ti voglio insegnare. Il Signore verrà alla nostra vita con la prima pioggia, ma anche verrà con la pioggia tardia. Quando andiamo nella parola del Signore, soprattutto mi viene il libro di Ruth, dove si trova la vita di questo personaggio, Noemi e Ruth. Mi rendo conto che queste due donne hanno vissuto un tempo di stagione di deserto, di aridità, di siccità, ma anche della prima pioggia e dell'ultima pioggia
della raccolta abbondante nella loro vita. Queste due donne hanno vissuto la manifestazione grandiosa della pioggia del Signore, dello Spirito Santo, e hanno attraversato quelle stagioni. Quando noi leggiamo questo libro, vediamo che Ruth e Naomi attraversarono un periodo di deserto, di stagione secca. Quello che dice il profeta Osea nel capitolo 6, verso 1, lui strappò e colpì. Ruth e Naomi vissero momenti in cui il dolore, la perdita arrivarono nelle loro vite. Ricordate cosa dice la parola di Dio in Ruth capitolo 1. Naomi e il suo marito vivevano a Betlemme. Naomi ed Elimelech, suo marito, erano di Betlemme, e all'improvviso arrivò una stagione di siccità, una stagione di deserto sulle loro vite. Quei momenti sono dei momenti e dei processi nella vita delle persone in cui ti senti forse arido, frustrato, ti senti fallito, all'improvviso ti senti che non puoi fare niente. Il problema che Naomi ed Elimelech hanno dovuto affrontare è che non c'era pane in Betlemme. Quando leggi i primi versi del libro di Ruth, ti rendi conto che c'era un tempo di scarsità nella terra dove vivevano, Betlemme, la terra dove vivevano, e loro si sono precipitati ed hanno fatto una mala scelta, una mala decisione in mezzo a quella circostanza che stavano vivendo. Quando hanno sentito che non c'era niente per loro in Betlemme, hanno commesso un errore. La parola dice che loro uscirono da Betlemme e andarono in terra di Moab. La disperazione, cari, ci fa fare delle decisioni non sagge nella nostra vita. Noemi e Elimelech uscirono dalla loro terra e andarono in terra di Moab, una terra straniera, una terra idolatra. Immagino dicendo: qui a Betlemme non c'è pane, non c'è prosperità, non c'è finanza, non c'è lavoro. La terra era secca, arida, e quindi hanno detto: devo emigrare. E arrivano una serie di problemi per loro. Quante persone, quando attraversano un periodo di aridità e prendono decisioni incerte, la prima cosa che abbandonano è la fede. Dicono: oh, pensavo che tutto sarebbe stato più facile con Dio, che Dio mi avrebbe aiutato. All'improvviso arriva l'aridità, un deserto spirituale, si abbandona la preghiera, si abbandona Dio, la chiesa, la visione, il ministero, e si voltano all'altra parte e dicono: vado a Moab, perché a Moab vedo che c'è prosperità. Vado da qualche altra parte, in un altro paese, forse troverò fortuna in un altro paese. Moab, cari, rappresenta un altro paese per Elimelech e Naomi e i loro due figli. Le persone non si misurano e non pensano che andare da qualche altra parte non significa certamente trovare la benedizione. Le persone fuggono e vanno da un posto all'altro pensando che in un altro posto troveranno ciò di cui hanno bisogno, e non capiscono che la parola dice: tutte queste benedizioni ti raggiungeranno nella terra che io ti ho dato. Diceva il salmista nel Salmo 23: il bene e la misericordia mi seguiranno tutti i tempi. Ed ecco, Noemi parte con il suo marito Elimelech perché sta in un tempo di deserto, in un tempo difficile, in un tempo di siccità nella sua vita, e va con i due figli maschi, va a Moab, e a Moab fanno la sua dimora lì, e i due figli sposano con due moabite, una moabita si chiamava Orfa e l'altra Ruth. Ora immaginate come si sentiva Noemi. Tremendo, fuori dalla sua terra, vedo fuori dalla sua terra, si sentiva forse lontano dalla sua casa, dalla sua famiglia. E come si sentiva che in questa terra di Moab perde al suo marito e perde anche i suoi due figli? Quindi diventa vedova in questa terra di Moab e perde ai suoi due figli, seppellisce questi due figli. Una situazione abbastanza difficile. Considerate per un momento la situazione di Naomi, la situazione in cui stava attraversando per una
decisione non corretta. Potete immaginare la frustrazione di Naomi. Guardate che cosa significa prendere decisioni sbagliate, lasciare il tuo Betlemme. Questa famiglia avrebbe dovuto avere prosperità nella terra di Moab, e ad un tratto scopre che perde tutto. Immaginate che momento di siccità, di deserto, di difficoltà, di aridità fisica, di dolore finanziario, forse senza famiglia. Che terribile, tutto per una cattiva decisione. E quanti di noi capita di passare momenti in cui magari guardiamo la nostra condizione e diciamo: non ho niente, non ho fatto niente nella vita, non ho una casa, non ho niente, adesso me ne vado da qui e faccio una decisione senza la guida del Signore. Ma oggi voglio parlarti di qualcosa importante, perché anche se ti senti frustrato, ti senti in questa condizione, c'è una parola di Dio per te. Oggi il Signore ti fa un invito attraverso il profeta Osea, capitolo 6, a ritornare. Dice: venite e tornate al Signore. Lui ci ha strappato e ci guarirà, ci ferirà, ci legherà, ci darà la vita dopo due giorni, e il terzo giorno ci farà risorgere. Cari, Dio ti invita a ritornare. Ora guarda come si sente Noemi. Ruth lo descrive molto bene, il libro di Ruth nel capitolo 1 versetto 20, dice che Naomi significa dolcezza, e in questo versetto di Ruth 1:20 dice Naomi: non mi chiamare più dolcezza, chiamami Mara, perché Mara significa amarezza, amara. Noemi si sentiva in una condizione estrema, era davvero molto amareggiata per la situazione che stava vivendo. Sono partita sazia, ma ritorno vuota. Sono partita e avevo qualcosa, ma adesso ho perso anche mio marito e i due figli. Tempo di siccità, stagione secca, tempo di mani vuote. Ma il Signore in questo tempo di siccità ha una pioggia per te. La prima reazione di molti nei momenti di crisi è quella di partire, di fuggire, di dare passi, di allontanarti dal Signore. Loro intrapresero un viaggio, andarono in un paese di Moab perché non vedevano frutto, ma il Signore in mezzo a un tempo di difficoltà manda un tempo di pioggia. Ricorda che la prima pioggia è quella fase in cui lo Spirito Santo inizia a operare nella tua vita. Il Signore rimuove cose nel tuo cuore, il cuore e la terra, e manda una pioggia di speranza, un ristoro per te. Quanti vogliono che i cieli si aprano e arrivi questa pioggia sulla tua vita? Forse ti senti in un momento come Naomi, ti senti in un momento di difficoltà. Alcuni vorrebbero l'ultima pioggia, perché è quella della benedizione finale, ma c'è un processo affinché arrivi all'ultima pioggia. La prima pioggia deve arrivare qualunque cosa accada, perché ciò rimuoverà la durezza del tuo cuore, perché si possa seminare e si possa avere un raccolto abbondante. La prima pioggia è una pioggia che ci dà un nuovo respiro, che ci modella. Per questo i contadini desiderano con ansia questa prima pioggia quando si preparano a coltivare. E quando andiamo nel libro di Ruth, nel capitolo 1, versetto 6, dice che fece una decisione Noemi. Dice che si alzò con le sue nuore per andarsene dalla campagna di Moab, perché aveva sentito dire che il Signore aveva visitato il suo popolo dandogli pane. E mi piace questo verso della parola. Naomi si alzò per tornare. Lei aveva udito che Dio stava visitando Betlemme con pane, e decide di ritornare al suo paese di origine. Qui comincia
la prima pioggia, quando tu ti penti delle cose che stai facendo, quando tu ti volti un'altra volta al Signore, quando tu ritorni un'altra volta al cammino del Signore, è la prima pioggia che sta scendendo sul tuo cuore, che sta ammorbidendo il tuo cuore affinché il seme della parola del Signore sia piantato per avere una raccolta abbondante. E qui dice la parola che Naomi udì cosa Dio stava facendo in Betlemme. Alleluia! Oh, di con me, dobbiamo udire quello che il Signore sta dicendo, dobbiamo udire in questi ultimi tempi quello che il Signore sta facendo sulla terra. Stiamo vedendo tempi difficili, ma noi dobbiamo udire, dobbiamo rivolgerci al Signore, ritornare al Signore. Dice Ruth capitolo 1 versetto 22, fu così come Naomi tornò dal paese di Moab, perché lei udì cosa stava facendo Dio in Betlemme, ritornò, dice la parola, accompagnata dalla sua nuora Ruth, e quando arrivarono a Betlemme cominciava la mietitura, arrivarono al tempo in cui iniziava la mietitura. Avrebbero potuto aver buon senso di ritornare. Dio verrà a visitarci con il pane. Io ci credo, credo che il Signore sta preparando qualcosa di soprannaturale per ognuno di noi. Ci credo, ma chi tornerà e lo vedrà? Quelli che sono fedeli veramente avranno questa raccolta e vedranno la benedizione da parte del Signore. Sapete una cosa? Voglio dirti che Naomi ritorna soltanto con Ruth a Betlemme. Ma perché? Perché il cuore di Ruth era diverso al cuore di Orfa. Ruth era una giovane fanciulla, la nuora di Naomi, era moabita, ma Ruth conobbe veramente il Signore attraverso di Naomi. Ed è questo quello che fa che Ruth sia benedetta grandemente, come vediamo adesso. Noi non sappiamo cosa è successo con Orfa quando Naomi gli dice a Ruth e a Orfa che la deve lasciare. Orfa piange e gli dice io ti amo, ma soltanto gli dice ti amo, ma se ne va, ritorna a Moab. Ma in Ruth capitolo 1 verso 16 al 18 gli dice Ruth a Noemi, quest'altra nuora, gli dice non implorarmi di lasciarti, perché ovunque andrai andrò, e dove vuoi che tu viva, io vivrò. Il tuo popolo sarà il mio popolo, il tuo Dio sarà il mio Dio. Cari, c'è una differenza di risposta tra il cuore di Orfa e il cuore di Ruth. Il cuore di Ruth era un cuore, era una buona terra. Non si sa, come ho detto, cosa è successo con Orfa, forse avrebbe o forse si è sposato un'altra volta, ma io so cosa è successo con Ruth a causa della sua fedeltà. C'è stata una pioggia di benedizione sulla mia vita, perché Ruth ha capito che il suo Dio era lo stesso Dio di Naomi. Il tuo popolo sarà il mio popolo. Ruth ritorna con Naomi a Betlemme e Ruth è benedetta grandemente a causa della sua fedeltà. Cari, quando abbiamo un cuore che è stato innaffiato dalla presenza dello Spirito Santo, quando abbiamo un cuore che è stato innaffiato dalla pioggia, la prima pioggia, quando abbiamo un cuore che è stato arato e seminato con la parola di Dio, come il cuore di Ruth, avremo grandi benedizioni sulla nostra vita. Ruth era una buona terra, alleluia. Ruth diceva, il nemico non mi ruberà ciò che Dio mi ha detto nella sua parola. Ruth ha deciso di rimanere nella parola, il tuo Dio sarà il mio Dio. Oggi devi ritornare al Signore e decidi fortemente restare nella promessa che il Signore un giorno ha fatto alla tua vita. Ruth ha deciso di dare tutto, ha dato tutto quello che aveva. Ruth decise di dare tutto, e sai quando viene
quella pioggia sulla vita di Ruth, la pioggia di abbondanza, quando Ruth ritorna con Naomi a Betlemme e comincia a lavorare nei campi con Boaz. Ruth torna e comincia a lavorare, arriva da Boaz, un parente di suo suocero che è stato il suo redentore. La storia di Ruth è emozionante perché attraverso Boaz e Ruth e il loro matrimonio tra Ruth e Boaz discende Obed, dal quale discende il re Davide e dal quale discende il re dei re. Sapete, per Ruth è stata una raccolta abbondante a causa della sua fedeltà, a causa del suo cuore che era stato innaffiato con la prima pioggia. Era un cuore tenero, un cuore dove è stata seminata la parola di Dio da Naomi, e lei lei ha deciso mantenersi in quella parola, in quella promessa, e il Signore ha fatto che la vita di Ruth sia una vita di abbondanza. Carissimi, lo Spirito Santo ci conduce al nostro Redentore Gesù. Gesù è il nostro Redentore. Dobbiamo amare la parola, dobbiamo sapere che il nostro Redentore vive. Quanto è bello avere un incontro con il Redentore Gesù, e in questa sera il Signore ti sta dando un'opportunità per far sì che il tuo cuore che forse era indurito a causa della siccità, sia ammorbidito da quella prima pioggia, e il seme della parola oggi è piantato nella tua vita. Ma devi avere un cuore buona terra come il cuore di Ruth, ed oggi devi dirgli: Signore, io so che tu sei il mio Redentore, e come tu sei il mio Redentore so che tu vivi, e in questa sera io voglio avere un incontro veramente con te, un incontro con il mio Redentore Gesù. Guarda cosa succede, cari, in quella fase di ultima pioggia. La profezia del profeta Osea, capitolo 6, versetto 1 al verso 3, ci darà vita dopo due giorni, il terzo giorno ci risusciterà e vivremo davanti a lui. Ciò che Ruth vide nella sua vita fu una risurrezione, quando stava persa nei campi di Moab, viene ad essere benedetta nei campi di Betlemme. Alleluia, una risurrezione, gloria al nome del Signore. Ruth capitolo 2 versetto 12, ti voglio lasciare, dice che Boaz gli dice: mi è stato riferito quanto hai fatto per la tua suocera dopo la morte di tuo marito, e come hai abbandonato tuo padre, tua madre, la tua patria per venire presso un popolo che prima non conoscevi. Versetto 12 dice: il Signore ti ripaghi quanto hai fatto e il tuo salario sia pieno da parte del Signore, Dio di Israele, sotto le cui ali sei venuta a rifugiarti. Il verso 13: egli gli disse: possa io trovare grazia ai tuoi occhi, o mio Signore, poiché tu mi hai consolato e hai parlato al cuore della tua serva, perché io non sia neppure come una delle tue schiave. Cari, questa donna chiamata Ruth si trova con il suo Redentore, gloria al Signore, e l'ultima pioggia porta una rimunerazione grande, una ricompensa grande, perciò l'ultima pioggia viene prima della raccolta. L'ultima pioggia porta grazia, favore in merito. Dio ti darà grazia. Alleluia. L'ultima pioggia, cari, porta abbondanza e sovrabbondanza. Gloria al Signore. Dice Ruth capitolo 2 verso 14: vieni, mangia il pane e intigi il boccone nell'aceto. Essa si pose a sedere accanto ai mietitori e Boaz le pose davanti grano abbrustolito. Essa si mangiò a sazietà e ne mise da parte gli avanzi. E l'ultima pioggia, cari, porta la spigolatura. Il Signore dice in Ruth capitolo 2 verso 15: poi si alzò per tornare a spigolare e Boaz diede quest'ordine ai suoi servi: lasciatela spigolare anche fra i covoni e non le fate affronto. Cari, infine, cosa succede alla vita di questa
persona chiamata Ruth, Dio le ha dato un marito perché è stata fedele, è rimasta nella parola, nella promessa del Signore, è stata fedele, è stata benedetta spiritualmente, si è sposata, ha avuto dei figli, un figlio che è diventato la stirpe di Davide e di Gesù. L'ultima pioggia, cari, nella tua vita, così come Ruth, porterà grandi benedizioni a te e alla tua discendenza. Dio vuole versare la prima pioggia e l'ultima pioggia sulla tua vita. Fai che lo Spirito Santo oggi possa innaffiare la tua vita, il tuo cuore, e possa tu avere una grande raccolta come questa donna ha avuto una grande raccolta. In mezzo al dolore, in mezzo alla difficoltà, Dio si glorifica. In mezzo alla tua malattia, Dio si glorifica. Soltanto Dio sta cercando cuori fedeli come il cuore di Ruth. Sta cercando cuori che siano buona terra come il cuore di Ruth. Oggi devi fare una decisione nella tua vita. A chi vuoi servire? A Moab o vuoi servire al Signore? Vuoi servire agli idoli o vuoi servire al Signore? Oggi decidi servire al Signore, decidi con tutto il tuo cuore servire al Re dei Re e Signore dei Signori, e il Signore darà e spargirà su di te una grande pioggia di benedizione. Oggi il Signore ti dice: ritorna da me, anche se ti ho straziato, ti guarirò. Alleluia. Oh, anche se credi che sei morto per due giorni, io ti risusciterò, ti dice il Signore. Affrettati a conoscere il Signore, a conoscere la sua venuta, perché la sua venuta è sicura come l'aurora. Così come tutti i giorni c'è un'aurora, la venuta del Signore è sicura e verrà come viene l'aurora. Verrà a noi come la pioggia di autunno e come la pioggia di primavera che feconda la terra. Padre, nel nome potente di Gesù, in questa sera ti ringraziamo per la tua parola. Ti ringraziamo, Signore, perché tu ci fai vedere cuori fedeli, cuori come quelli di Ruth, cuori che hanno ricevuto la parola, il seme della parola nella loro vita e non hanno visto indietro, non hanno visto, Signore, di ritornare indietro, ma di sempre fare la tua volontà e di seguirti a te, Signore. Oggi ti chiedo una benedizione straordinaria sulla vita delle persone che hanno aperto il suo cuore, Signore, e ti hanno detto: sì, Signore, io voglio ricevere quella prima pioggia perché sto passando per un momento di siccità e la mia terra è arida, la mia terra è secca, è dura e deve essere rimossa per seminare la tua parola. Signore, che il seme della tua parola possa entrare nella profondità della vita delle persone in questo giorno e possa, Signore, dar frutto al 30, al 60 e al 100. Nel nome potente di Gesù, Signore, oggi ti ringraziamo, ti diamo gloria e onore a te, Signore, per ogni cosa. Nel nome di Gesù, che è benedetto in eterno. Amen. 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 Grazie Signore, grazie Signore, alleluia. Grazie Signore, grazie. Alleluia. Grazie Federico, Dio ti benedica. Noi dobbiamo sempre seminare perché è Dio che fa crescere. Amen. È Lui che manda la pioggia. Quello che è importante è che noi ci atteniamo strettamente a seminare la parola così com'è, perché la parola in sé ha tutto il necessario, ha tutti gli Amen. Ingredienti necessari per far crescere la fede nel nostro cuore, perché viene fecondata dallo Spirito Santo e porta frutto per la gloria di Dio. Grazie. Dio ti benedica, alla prossima, Dio piacente. Pace e buonanotte. Buonasera. Ed anche questa sera, come abbiamo detto prima, il Signore, attraverso la sua parola, ci dà messaggi chiari, indicazioni precise. Noi dobbiamo scegliere. Ruth, abbiamo sentito che scelse il popolo di Dio, il Dio del popolo di Dio, e il Dio e il popolo. Noi dobbiamo scegliere Dio
e il suo popolo ed operare perché il suo popolo cresca e portare frutto per la gloria sua. Dio ti benedica e grazie di essere stata con noi, di essere stato con noi. Dio piacendo, ci vediamo domani mattina alle 10:30 per la solita visita pastorale e insieme condividiamo altre porzioni della parola di Dio che ci edificano, ci fortificano, le parole che vengono fuori dalla Bibbia, perché essa è parola di Dio. Pace, buonanotte, a domani mattina, Dio piacendo.